Siete pronti alla prova del boschetto? DJI Neo contro OverX 1. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Se conoscete già il mio canale sapete che a me piace venire qui nel boschetto a provare i sensori antiostacolo e come funzionano dei nuovi droni, principalmente quelli della DJI. Questi due che ho in mano sono dei selfie droni, loro non hanno sensori antiostacolo, ma sono comodissimi soprattutto perché in 3 secondi sono pronti al volo, ci inseguono e voglio vedere se la loro camera riesce a livello visivo a gestire il drone per evitare gli ostacoli più grandi e quindi abbassare la quota oppure spostarsi a destra e a sinistra per evitarli. Sono curioso e quindi per questo motivo sono nel boschetto, non resta che andare a fare la prova. Comunque esagerato ragazzi, in 3 secondi davvero è pronto al volo una volta che lo accendiamo. Deve sempre prendervi il viso, se no non decolla. Bene, partiamo, facciamo attenzione, deve fare attenzione lui, e vediamo come si comporta. Tra l'altro le condizioni di luce non sono favorevoli nel boschetto, motivo per il quale mi trovo qui. Qui non ci sono problemi. Vedete che è abbastanza largo, forse vabbè quei rami lì. Sono droni anche molto piccoli, se cadono 99% delle volte non succede nulla ragazzi. Proviamo a vedere qua come si comporta. Qui è tosta, eh? Qui è tosta. Devo dire che sto andando anche molto piano, però è quello che serve per questo tipo di droni. Qui non c'è problema, tranne per quando si sposta in laterale. Adesso mi ha perso, vediamo se mi riprende. No. Sì. Ti ha preso te. Non mi ha ripreso in automatico, cosa che invece fa il Neo, ma lo vedremo dopo. Andiamo a riportarlo in volo. Questa prova la facciamo solo in follow, perché se dovessi farla in dolly track e andargli contro, dietro non ha nessun riferimento. Questi è impossibile che li veda, eh. Gli ha rischiato. Diciamo che ci si fida abbastanza di quel drone qui. Ecco qui, vediamo. Davvero le condizioni di luce non sono favorevoli. Andiamo nel punto famoso dove si sono schiantati l'Air 3, ragazzi, e il Mini 4 Pro, qui tra l'altro c'è buio, guardate questi qua sono difficilissimi, è impossibile che li veda. Vediamo, questo è il punto, era un'altra la stagione, però, che fa? Si abbasserà? Si è abbassato ragazzi, adesso si sta alzando. Che fa? Si abbasserà? Si è abbassato ragazzi.
Adesso sto saltando. Dai, non possiamo chiedergli di più. Non possiamo chiedergli di più. Piccolo applauso. Però deve anche atterrare, eh. Ha fatto fatica, vedete, a vedere la mano sotto perché adesso è andato via il sole, nuvolone, e quindi questo sistema di sensori lavorano proprio con la luce. Guardate com'è cambiata la condizione di luce. Adesso aspettiamo col DJI Neo per vedere se torna fuori il sole, se no sarebbe uno scontro impari. Meno reattivo quando si accende rispetto all'Hover Air X1 sulla modalità, comunque bisogno di qualche secondo in più. Tra l'altro mi sta parlando in cinese dopo l'ultimo aggiornamento. Devo entrare nell'app e cambiare la lingua, ragazzi. Oh, guarda che l'Hover Air X1 si è comportato bene. Quindi regolati. È posizionato un pochino più in alto rispetto all'Hover Air X1. Quindi vedremo se abbasserà un pochino la quota come ha fatto l'Hover Air X1. Facciamo lo stesso percorso. È ovvio che se dovessi andare veloce si schianta, ragazzi. Adesso tra l'altro sta variando la sua quota. Buono. Qua si è comportato bene. Eccolo qua, il suo concorrente. Ecco, questa virata qua mi fa un pochino paura. Anche questi rami fa fatica a vederli. Quindi giriamo attorno alla casetta, come con il Nio. Come con l'X1, scusatemi. Tra l'altro sto andando anche in maniera un po' più sostenuta. Ai 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 ai, uff! Adesso, facendo molta attenzione, andiamo nel punto clou. Questo fa fatica, quindi mi sposto un po' di qua. Vediamo cosa combina. Nel famoso punto, vi lascio nelle schede il video del Mini 4. Vediamo, sto andando piano. La domanda è: lui riuscirà a abbassare la sua quota? Non lo so, non lo so. L'ha abbassata, però adesso sta prendendo i rami. L'ha abbassata però. E adesso però rischia, rischia. Non lo so. L'ha abbassata, però adesso sta prendendo i rami. L'ha abbassata però. E adesso però rischia, rischia. Bene, ho detto che non posso chiedere di più all'Hover Air X1 e quindi non posso chiedere di più al nostro DJI Neo. Anche perché, ragazzi, guardate la condizione di luce. Vieni, 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 Neo. Usti! Non mi sono accorto, ho preso un ramo in pieno, Francesca, sì? Si è salvato però, bravo. Okay. Adesso, su una cosa si comporta meglio dell'over, ragazzi, ed è questa. Lui riesce a riprendere il soggetto, l'over no. Ottimo, ottimo davvero. L'Hover Air X1, se ti perde,
afferma la propria. Questa si chiama inciviltà, eh? Questa si chiama inciviltà. Che dire? Andiamo a prendere anche il neo. Si sono comportati tutti e due in maniera egregia. Perché non sono pensati per questo, però mi interessava vedere se a bassissima velocità avevano comunque un sistema che gli faceva cambiare quota se vedevano davanti a loro qualcosa di grossolano come i rami. Fanno comunque fatica perché in alcuni casi, avete visto, lui si abbassa, sto parlando nel neo, ma se non siamo veloci a procedere, lui rialza un pochino la quota, quello dovrebbero migliorarlo in DJI, non fargli cambiare la quota, perché il risultato cos'è stato? Che ha passato sotto dei rami e poi in maniera non intelligente ci andava proprio sopra. È una cosa che potrebbero cambiare in DJI, credo in maniera semplice, ossia non variare la quota quando sta seguendo un soggetto qualora si sia abbassato, e però sono droni pensati per altro e tutti e due hanno superato la prova. Sono droni fantastici, 3 secondi, 15 secondi, pronti al volo, una nuova frontiera, social vlog piuttosto che riprese sportive. Pensate quando uscirà l'erede di questo qua e quando uscirà il DJI Neo 2 che magari avrà i sensori frontali o una camera migliorata. Ne vedremo delle belle, anche perché nuovi droni la DJI ne butta fuori 3 all'anno. E quindi la concorrenza fa bene. Se vi interessa acquistare uno di questi due droni trovate il link in descrizione. Questo viene 389 euro e con una batteria in più 449, questo soli 199 euro nella versione combo con altre due batterie 349. Se è un primo drone e non avete nulla se non il vostro smartphone, vi consiglio la versione con l'RCN3, quindi quella 349, perché avete tre batterie. Tempo di volo è poco, è 11, 12, 13 minuti. Là avete anche la possibilità di usare il radiocomando e quindi sfruttarlo a pieno. Anche cambiare i parametri di ripresa. Mentre invece se avete altri droni della DJI con controller compatibili a questo, come quello del Mini 4 e dell'Air 3, beh, acquistate questo e basta, come ho fatto io, e andate in giro con una power bank. Spero che il video vi sia risultato utile, se così è stato condividetelo, aiuterete il mio canale e soprattutto seguitemi su tutti i miei social, Facebook, Instagram, Telegram, dove pubblico tutte le offerte migliori che seleziono personalmente sul web. Con questi due fantastici droni che terrò sicuramente per sempre, perché sono davvero da collezione, sono i primi selfie drone, ragazzi, tanta roba. Credo che questi droni siano davvero il futuro. Io ora vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!